E domani è l'8 marzo, la giornata internazionale della donna. Diverse le iniziative in tutta la provincia. A Noto domani la manifestazione Semaforo Rosa si concluderà con un flash mob. Siamo proprio in compagnia dell'assessore Cettina Raudino. Allora, buongiorno. Assessore, buongiorno, grazie per buongiorno. Esserci venuta a trovare. Ci spieghi meglio di cosa si tratta questa iniziativa che farete domani? Allora, domani si conclude la lunghissima iniziativa che abbiamo intitolato Semaforo Rosa, 14 febbraio, 8 marzo, Mariannina e le altre, storie di malinteso amore. Un titolo lunghissimo per una manifestazione che è durata un mese e che ha avuto come cuore, come perno di tutto la donna e la relazione amorosa, per cercare di approfondire, di dare ancora più attenzione a quelli che sono gli archetipi e i modelli femminili del passato e quelli di oggi, rivolgendoci soprattutto alle generazioni più giovani, quindi ai ragazzi che sono stati coinvolti a 360 gradi in tutte le attività e le manifestazioni che abbiamo proposto. Domani appunto arriviamo al momento conclusivo, è una giornata fitta e ricca di momenti e di iniziative. Si comincia alle 5 del pomeriggio a partire dalla piazza 16 maggio, dove gli alunni, gli studenti dell'Istituto d'Arte del Liceo Artistico Matteo Raeli scopriranno il busto della poetessa Mariannina Coffa, che sulla quale hanno fatto una pulitura straordinaria restituendole luminosità. Quindi la banda musicale, che con suoni di donne accompagna un corteo fino alla scalinata della cattedrale. Qui uno spero numeroso gruppo di donne farà un flash mob della durata di 5 minuti, quindi apertura di tutte le mostre. Sono 5 mostre, tutte quante tematiche, cioè dedicate al femminile, declinato in vario modo, e infine la serata si conclude con lo spettacolo teatrale di Lucia Sardo, La nave delle spose, che è esito di un laboratorio che l'attrice ha condotto con le studentesse dell'Istituto Matteo Raeli e che ha come argomento il destino di queste giovani donne che all'inizio del Novecento varcavano, attraversavano l'oceano, spose per procura, in vista di un destino di un uomo sconosciuto che sarebbe poi diventato il loro marito. Quindi una manifestazione che mette al centro la donna attraverso l'arte, la cultura e tutti i linguaggi, mentre altrove si festeggia la donna in club con spogliarelli o pizze, noi pensiamo di festeggiarla così. Tra l'altro mi piace sottolineare come partner di questo progetto, che è alla sua prima edizione, è stato il Centro Antiviolenza Doride di Avola, che appunto ha pensato di fare domani mattina, cioè sabato 8 marzo, ad Avola un flash mob, in qualche modo facendo circuitare questo flusso di donne da Avola a Noto, proprio a dimostrazione che la rete al femminile non conosce municipalità. Bene, quindi domani ci sarà questo flash mob a cui tutte le donne sono invitate a partecipare. Lei ha detto tutto, non ho avuto la possibilità. L'abbigliamento, forse devo ricordare. Ecco, io le voglio chiedere, sì, appunto, se possono partecipare tutte le donne a questo flash mob, no? Quindi, oppure... Certo. Certo, assolutamente sì, domani mattina faremo una prova, perché chiaramente dovremo prendere una posizione, ma siccome si tratta di una manifestazione che è spontanea, si chiede soltanto di indossare un abito scuro con un elemento rosso, che siano scarpe, che sia un foulard, che sia una fascia o qualunque cosa, per cercare di dare risalto a questa forma che non voglio svelare, che voglio lasciare misteriosa, che prenderà risalto, che avrà risalto sulla scalinata della nostra cattedrale. Il nero e il rosso come sappiamo è diventato ormai il simbolo della violenza sulle donne. Quindi chi vuole partecipare a questo flash mob domani può venire quindi alle prove? Allora, può venire domani mattina alle prove, che saranno intorno alle 11.30 appunto a Noto, oppure essere presente già alle 5 in piazza 16 maggio, e cercheremo insomma di integrarle, certo, assolutamente. Va bene, grazie Assessore. Grazie a voi. E sempre a proposito di 8 marzo abbiamo intervistato la Presidente regionale del Coordinamento Donne Siciliane contro la Violenza, Raffaella Mouceli, che proprio in occasione della giornata di domani ha organizzato una conferenza. Sentiamo cosa ci ha detto in questa intervista. Noi dei centri antiviolenza parliamo purtroppo di violenza tutti i giorni dell'anno. Quindi quest'anno abbiamo deciso almeno per un giorno, per l'8 marzo, di sospendere il dolore, le lacrime,
le umiliazioni quotidiane che ci infligge appunto questo patriarcato imperante della nostra società, e vogliamo celebrarci, autocelebrarci, dedicare almeno un giorno a questo momento, diciamo, di autocelebrazione e di sorellanza tra le donne. E abbiamo invitato un ospite di rilevante spessore culturale, che è la dottoressa Maria Paola Fiorenzoli, colei che ha praticamente contribuito alla nascita addirittura della Casa Internazionale delle Donne a Roma. È una saggista, una storica, che ci parlerà appunto delle donne eccellenti che hanno fatto grande la storia di Siracusa. E scusate se è poco. Bene, con questa notizia non ci sono altri aggiornamenti per oggi, partecipiamo dunque tutte insieme a questa importante iniziativa in occasione della giornata internazionale della donna. Io vi comunico che domani pomeriggio la nostra emittente organizzerà uno speciale proprio dedicato a questa importante giornata. L'invito che io voglio fare a tutte le donne è quello di avere coscienza di questa giornata, di non ridicolizzare con dei balli o dei spogliarellisti nei locali, ma cercare di capire il vero senso di questa importante giornata, che io invece di festa della donna preferisco chiamare giornata internazionale della donna. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito anche oggi e vi do l'appuntamento alle prossime edizioni.